Perché alcuni non hanno mai preso il Covid? Specialmente dopo lo scorso inverno in cui si viaggiava con diverse centinaia di migliaia al giorno di positivi, tra l'altro numeri anche sicuramente sottostimati, sono in pochi quelli che possono dire io non ho mai preso il Covid. E mentre sino a poco tempo fa questo si spiegava con probabilmente l'ho preso ma non me ne sono accorto, ed è sicuramente una spiegazione possibile, da alcuni mesi si sta facendo luce su un'altra spiegazione davvero affascinante. Ci sono studi negli ultimi mesi che analizzano il fenomeno dell'interferenza virale, un fenomeno biologico per cui un'infezione in corso o precedente limita la crescita e la moltiplicazione di un nuovo virus con cui siamo entrati in contatto da poco. Uno studio molto interessante ci racconta come sia sempre più chiaro che l'esposizione a un virus respiratorio metta il nostro sistema immunitario in uno stato, diciamo, di allerta, tale da ostacolare temporaneamente la proliferazione e la crescita di altri agenti patogeni concorrenti. In sintesi, quindi, è possibile che un'infezione da parte di un virus abbia un effetto protettivo transitorio contro altre infezioni virali. Questo fenomeno potrebbe spiegare perché un soggetto appena guarito da un raffreddore, ad esempio, ha meno probabilità di contrarre l'influenza e viceversa. Sempre per questa ragione, probabilmente non vedremo un picco di casi di Covid e di influenza avvenire nello stesso periodo. L'epidemia causata da un virus ritarda l'inizio o anticipa la fine dell'epidemia causata da un altro virus. Come funziona l'interferenza virale? Il meccanismo alla base sembra proprio sia mediato dagli interferoni, molecole fondamentali del nostro sistema immunitario con potente azione antivirale. Con la prima infezione si ha maggiore produzione di interferoni e sembra proprio che questo conferisca all'ospite, cioè a noi, una protezione temporanea, non specifica, per successive infezioni virali. La durata del periodo in cui una persona risulta più protetta non è ancora stata determinata e ci sono degli studi a riguardo che ci daranno sicuramente una risposta. Parliamo anche di farmaci del futuro. L'interferenza virale non solo può darci spiegazioni, diciamo, epidemiologiche, il vero lato affascinante di tutto ciò è come sfruttare tutto questo a nostro vantaggio. Segnatevi queste tre lettere, DVG. DVG sta per genomi virali difettosi. Questi sono virus incompleti prodotti durante la replicazione dei virus a RNA, come se fossero, diciamo, un materiale di scarto, e si ritiene che svolgano un ruolo fondamentale nell'interferenza virale, anche proprio come attivatori degli interferoni. Ci sono studi che dimostrano che questi genomi interferiscano con la replicazione di altri virus coinfettanti, cioè altri virus già presenti durante un'altra infezione. Queste attività interferenti e immunostimolanti di questi genomi li rendono candidati davvero molto interessanti per lo sviluppo di nuovi farmaci antivirali preventivi, che si basano quindi sul principio, sul concetto di interferenza virale. Non vediamo davvero l'ora di saperne di più in materia. Potremo curare i virus con i virus. Se volete rimanere aggiornati su argomenti di questo genere o comunque volete essere aggiornati su temi di medicina trattati in modo chiaro, semplice e anche professionale, mi raccomando, seguiteci schiacciando follow qui di fianco su TikTok e iscrivetevi al nostro canale YouTube, iltuomedico.net. Se avete delle domande, come sempre, fatecele qui sotto nei commenti e vi risponderemo. Grazie e alla prossima!